Hi guys, welcome or welcome back to my channel, sono Maria. Qualche giorno fa c'è stato il Thanksgiving Day in America e non so voi, ma io seguo un sacco di influencer su Instagram e in questi giorni vederli con i piatti colmi, con quelle delizie, c'era tipo pure tacchino, candy yams, che non so come si dice in italiano, la star dello show era mac and cheese. Oh my god, io non ho mai provato il mac and cheese in tutta la mia vita. Mac and cheese, how do you say it? I don't know. Comunque io non l'ho mai provato e ho sempre voluto provarlo un sacco, però non mi ha mai tipo ispirato particolarmente. Vedere il mac and cheese tipo preparato così non mi ha mai ispirato, però quando vedo tipo il mac and cheese bake, il baked mac and cheese, che è quello proprio al forno con tutto il formaggio e la crosta sopra, sembra buonissimo, quindi oggi andrò a prepararlo. Inizio subito col dire che ovviamente non ho tutti gli ingredienti che servono per farlo e quindi dovrò un po' improvvisare, ma non ci perderemo d'animo, perché se mi conoscete sapete che io amo improvvisare, raga, cioè io lo amo. Amo inventare tipo ricette un po' mie, un po' miste. E quindi niente, adesso andremo a provare a prepararlo. Guys, allora io intanto ho messo a bollire, scusate se faccio sempre Debbie Ryan face, ma perché questi capelli sono ingestibili. Dicevo, so che per fare il baked mac and cheese serve a shit load of cheese. Io in questo caso ho solamente il grana padano, raga. Ho anche la mozzarella, però non so se ci andrà molto bene la mozzarella, raga. Vediamo. Ora vado a grattugiare tutto questo coso di formaggio, ne ho altri, e vi farò vedere quando avrò finito, anche se penso che ci metterò un sacco. Ok guys, I'm back. Allora qua ho questa teglia, si chiama teglia, sì. Ora raga andremo a mettere la pasta qui dentro. Wow raga, ho fatto un chilo di pasta, raga. Ok, questa sembra veramente buona, ma ovviamente ho usato i fusilli, raga. Non ho neanche usato la pasta adatta per fare mac and cheese, mi dispiace, ma non ce l'avevo. E nulla, quindi saranno fusilli and cheese. Raga, vi perdete un sacco. Mi dispiace un sacco per le persone intolleranti al lattosio, perché questa pasta è deliziosa per ora. E non è neanche pronta ancora, quindi cioè, vi lascio immaginare. Alla fine ci metto anche la mozzarella, raga, perché il formaggio che avevo non era poco, però ecco, voglio mischiare più di un formaggio e quindi mi devo accontentare della mozzarella. Spero di non star rovinando la ricetta troppo, però ve l'avevo detto che avrei un po' improvvisato. E adesso andiamo a mettere il formaggio restante. Direi che basta, ne ho fatto anche troppo, raga. Vi faccio vedere com'è finora. Oh my god! Wow! This is gonna be so good. A little longer than a few minutes later. Finally! Dovrebbero essere pronti, sono stati nel forno. Scusate se devo stare abbassata così vi posso far vedere meglio il risultato. Comunque, la pasta è stata nel forno per tipo mezz'ora. C'è un profumo, oh mio Dio!
Oh my god, this looks amazing. Wow, wow. Come la faccio vedere? Oh my god, do you see that? Look, are you seeing what I'm seeing, guys? Oh my gosh. I'm in love. Oops. Raga, mi dispiace, ma vediamo. Per me, boh. Non mi dice che è buono. Però, raga, è buono, ma mancava un po' di tocco di dado. Però io ho messo peperoncino, come sono venuto da Africa. Ma mi sto prendendo. Io boh. In conclusione, ragazzi, è stato un fail, come penso che vi siete accorti. Cioè, alla fine l'ho mangiato e non erano male. Erano buoni, però mancava seasoning! Mancavano le spezie, raga. Non pensavo di dover speziare tanto il formaggio, perché il formaggio in sé ha già un sapore molto forte. A quanto pare mancavano spezie, raga. Quindi se vorrete provare a ricreare questa ricetta, mi raccomando, seasoning, ok? Se vi è piaciuto questo video, mettete un like, iscrivetevi al canale per favore e commentate con dei consigli per non fare un altro fail la prossima volta. Grazie.